Il libro su Donatilio Cecchini del giornalista Angelo De Nicola diventa anche un rendering musicale. Grande successo e posti in piedi all'Auditorium del Parco per lo spettacolo teatrale. Donatilio Cecchini, la voce d'Italia a Caracas, l'avvocato delle utopie. Il reading musicato è stato dedicato alla figura dell'avvocato penalista aquilano. Allo spettacolo, tratto dal libro Donatilio Cecchini, il giornalista di razza, il principe del foro, l'impolitico di Angelo De Nicola, hanno partecipato l'attore Giampiero Mancini, i giornalisti Daniela Senepa e Andrea Fusco, mentre la parte musicale è stata curata da Antonio Scolletta al violino, Mauro De Federidic alla chitarra, Lorenzo Scolletta alla fisarmonica, Sara Cecale al pianoforte e Libera Candida D'Aurelio alla voce. L'evento, ideato da Sara Cecala, direttore artistico per conto dell'Associazione Culturale Opera Prima, è stato organizzato in collaborazione con il Teatro Stabile d'Abruzzo, sostenuto anche dalla Fondazione Carispac, inserita nel calendario degli appuntamenti che hanno celebrato il ritorno nella sede del centro storico di quest'ultima. Dopo questa serata così intensa e memorabile, prendo atto di essere ancora vivo. Angelo ha detto molto più di quello che io meriti. Io credo di non aver raggiunto neanche la soglia degli elogi che mi ha dedicato Angelo. Gli sono gratissimo per tutta la vita, grazie anche a lei. Non avrei mai aspettato un concorso di persone come quello di questa sera, ma soprattutto la qualità delle persone che hanno pazientemente assistito ad uno spettacolo di 2 ore al quale io ho stentato a sopravvivere. Sì, un giornalista di razza, Donatilio Cecchini, come è emerso da questo spettacolo, dalle emissioni fortissime, da questi testi che sembrano un po' Sepulveda, sembrano un po' García Márquez, questo giornalista che parte inseguendo un sogno di libertà, fondando la Voce d'Italia a Caracas per difendere gli italiani emigrati in quel momento, e dice: noi siamo stati con Gaetano Bafile, il suo compagno di avventura, i primi Vucumprà di quel paese, i primi Vucumprà della storia italiana, si inventarono il mestiere di vetrinisti e hanno difeso e hanno trovato il modo di difendere la cosiddetta collettività italiana per cercare di risollevare le sorti di chi pensava che quel paese fosse un Eldorado, e come ha detto Cecchini, il Venezuela purtroppo non era affatto un Eldorado per gli emigrati italiani. Per noi è stata una grandissima emozione, perché abbiamo creduto in questo progetto, è un progetto che viene da lontano, abbiamo lavorato quasi un anno per realizzare un recital di musica e di testi, un recital che racconta la storia di Donatilio Cecchini, le sue emozioni, i suoi valori, che per noi sono i valori fondanti e per i quali vogliamo continuare a lavorare.